Simbolicamente ho qui con me una pagina in cui sono riportati gli articoli della Costituzione. In particolare, tra i 4-5 articoli che ci sono, c'è l'articolo 70, secondo cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Simbolicamente, questa mano rappresenta la mano del governo Renzi. E questo è quello che sta facendo il governo Renzi con la Costituzione italiana e in particolare con quella pagina della Costituzione italiana. Perché, Presidente, diciamoci la verità, oggi noi stiamo parlando della cosiddetta riforma della giustizia, ma potremmo parlare di lavoro, potremmo parlare di stadi. Potremmo parlare di qualsiasi cosa, è sempre lo stesso film, un film drammatico in cui c'è un Parlamento imbavagliato dal governo, in cui ci sono parlamentari che ormai fanno fatica a concepire se stessi come qualcosa di differente da burattini che devono sfilare, come assisteremo oggi per l'ennesima volta, semplicemente per dire sì e penseranno che dicendo quel sì, pronunciando quel sì, si saranno guadagnati i 15.000 euro al mese per cui dovrebbero stare qui a lavorare per i cittadini. È un film drammatico in cui c'è un ministro per i rapporti col Parlamento che a quanto pare pensa che i suoi rapporti col Parlamento consistano nel leggere un discorsetto, il cosiddetto speech, con cui viene posta la questione di fiducia e quel Parlamento viene in quel momento imbavagliato, il dibattito ghigliottinato per l'ennesima volta. Mi chiedo fino a quando dobbiamo parlare di vergogna, di massacro della democrazia, fino a quanto? Forse è meglio parlare di numeri, forse le parole devono lasciare spazio ai numeri. Siamo alla 26esima fiducia. 26esima questione di fiducia vuol dire che il governo Renzi ha posto la questione di fiducia 3 volte al mese circa. Sta raggiungendo piano piano il record di una questione di fiducia a settimana. E siamo qui allora a fare che cosa? In commissione, Presidente, abbiamo avuto, lo ribadisco, un giorno per studiare il provvedimento e presentare i nostri emendamenti. Una mattinata per studiare gli emendamenti degli altri e esprimere la nostra posizione al riguardo. E quando finalmente siamo arrivati al voto, quando finalmente eravamo sul punto di discutere e di votare gli articoli del provvedimento per cercare anche di migliorarli, allora ci siamo accorti che era giovedì. E il giovedì, qui alla Camera dei Deputati e nelle commissioni, c'è una certa fibrillazione, scatta l'operazione trolley. E allora tutti hanno cominciato a dire che dovevamo finire il giovedì pomeriggio. Eravamo disponibili a lavorare giovedì notte, tutta la notte e tutto il venerdì per cercare di poter votare gli emendamenti. E invece non è stato possibile. È indecente il modo in cui il deputato Verini ha abbandonato l'aula della commissione perché la Presidente si rifiutava di poter chiudere i lavori il giovedì pomeriggio. Ma poi anche la Presidente ha ceduto. E il giovedì pomeriggio i tempi sono stati contingentati in maniera tale che alle 21 eravamo tutte fuori, perché capirai, guadagnando 15.000 euro al mese, sei iniziato a lavorare il martedì mattina, il giovedì sera, sei già stanchissimo. E allora, Presidente, siamo arrivati qui. Qual è la novità? Ci sono nuove questioni di fiducia con particolare significato? Niente, ormai la novità è che prima parlavamo per 1 o 2 giorni, poi piano piano per qualche ora, ora il ministro Boschi entra direttamente ancora prima del provvedimento e dopo 1 minuto ha già posto la questione di fiducia. Stiamo parlando di cosa? Di una pseudo-riforma. Serve a qualcosa? Proviamo a individuare qualche messaggio, qualche punto di questa pseudo-riforma che non riforma esattamente nulla. Il governo ti dice: se tu cittadino sei in tribunale, ti vuoi sbrigare, vuoi una giustizia veloce, accomodati fuori e vatti a pagare un collegio arbitrale, che è un messaggio incredibilmente deleterio in uno stato di diritto in cui nelle aule di tribunale è scritto che la legge è uguale per tutti.
Tu cittadino sei in tribunale, guarda, puoi evitare di andarci, questo è il messaggio che manda il provvedimento, se prima ti metti d'accordo con la controparte. Bella scoperta, grandissimo colpo di genio, per carità la negoziazione assistita è anche uno strumento apprezzabile, ma come si fa a dire che i processi dureranno un anno? Tu governo, sei... Tu donna, parliamo delle separazioni e dei divorzi, tu donna sei nelle aule dei tribunali, stai cercando di difendere i tuoi diritti, eri lì da un giudice perché un giudice controllasse se stai disponendo dei tuoi diritti in una separazione o in un divorzio, come si deve, consapevole dei tuoi diritti. Il governo ti dice, donna per favore ti puoi accomodare fuori e vai dal sindaco, non esiste in nessun altro ordinamento, né in Francia, né in Spagna, né nel Regno Unito, né in Germania, nessun governo si è sognato minimamente di togliere separazione e divorzi da un controllo anche minimo della magistratura. Però donna, questa volta non c'erano bandierine da sventolare, la presidente Boldrini ovviamente non parla, figuriamoci, stavolta c'era la slide del processo breve, ma guarda caso il Movimento 5 Stelle ha presentato e ha votato insieme alle altre forze politiche la norma sul divorzio breve che è insabbiata al Senato, quindi le norme giuste non sono entrate nel decreto, entra invece una norma che massacra i diritti dei cittadini e in particolare dei cittadini più deboli. Ma allora a cosa serve questa riforma? Ve lo dico io a cosa serve. Non riforma un bel niente del processo civile, ma serve perché in tema di giustizia non si parli della vera riforma di cui avrebbe bisogno questo paese, e cioè della riforma penale, del pacchetto anticorruzione, con cui i ladri finalmente finirebbero in galera. E sento parlare di un'Italia spaccata, è vero, c'è un'Italia divisa e spaccata tra onesti e disonesti, e per capire dove sta il governo bisogna vedere cosa sta facendo contro la corruzione. Siccome non sta facendo nulla, lascio a voi le conclusioni su quale parte sta il governo, se tra gli onesti o se a favore degli onesti o a favore dei disonesti. E sento parlare e viene spacciata anche per un'intuizione di un disegno per spaccare l'Italia, ma l'Italia è spaccata in due perché è spaccata dalla crisi, è spaccata in due tra i cittadini che stanno nelle piazze perché non arrivano più nemmeno alla metà del mese, e invece i poteri forti, solo che c'è qualcosa che non mi torna, visto che il Presidente del Consiglio lo vedo sempre a fare convegni dove ci sono i poteri forti e mai insieme ai cittadini, perché sono i cittadini che chiedono una risposta che non arriva mai. E allora Presidente, sulla questione di fiducia noi non possiamo che ogni volta rivolgerci a tutti i parlamentari qui dentro dicendo, ormai sembra un'utopia, ma dicendo ribellatevi ai capi, ribellatevi ai poteri forti, perché siete qui e guadagnate, lo ripeto, 15.000 euro al mese per lavorare, e siete qui e oggi potete ancora prendere in mano la vostra coscienza dovunque voi l'abbiate abbandonata, prenderla in mano, riprendere in mano la vostra dignità di parlamentari e ribellarvi finalmente, magari verrà un futuro in cui parlando con i vostri nipoti e i vostri figli, direte che il 4 novembre 2014, proprio due giorni dopo il giorno dei morti, avete capito, avete avuto una folgorazione, avete capito che i padri della Costituzione non erano morti in quest'aula, perché non è mai morto e non deve mai morire lo spirito di quei padri della Costituzione. E finché ci saranno qui parlamentari disposti su quella scia a ribellarsi, allora forse la Costituzione che all'inizio io simbolicamente ho stropicciato, come fa il governo Renzi, forse sarà stata sì maltrattata, ma sarà ancora qui, e finché sarà qui, sarà al servizio di qualunque parlamentare che voglia difendere i diritti dei cittadini, di qualunque parlamentare che voglia difendere questa democrazia, di qualunque parlamentare che voglia difendere i cittadini da una casta politica incompetente e in malafede che li sta massacrando, al servizio di chiunque voglia difendere
i cittadini da un presidente del Consiglio che, oltre a essere incompetente e in malafede, probabilmente non l'ha mai letta la Costituzione, perché se l'avesse letta, allora è evidente a tutti che se l'è anche scordata. Grazie. Ha chiesto